E parto con un ringraziamento verso Alberto, nei confronti di Alberto, fatto col cuore doveroso per il lavoro che ha fatto in questi anni in provincia, per la motivazione, per l'entusiasmo che ci ha sempre messo, che era, è sempre stato contagioso. Quindi anche in tanti momenti in cui io stesso avevo dei momenti, diciamo, di defaillance, lui è sempre stato lì a darmi quella spinta in più che lui si sente dentro e riesce a trasmettere. E il lavoro appunto che ha svolto in questi anni l'ha portato a diventare e a ricoprire adesso l'importante ruolo di coordinatore nazionale. Proprio in quel congresso lì è uscita fuori una parola, la parola d'ordine al reclutamento. Penso che non dobbiamo nasconderci e dobbiamo ammettere che in questo momento è difficile reclutare nuovi giovani, ma è difficile parlare di politica con la gente. Che la gente è stufa e disaffezionata a tutti i livelli nei confronti della politica e purtroppo anche i giovani sono colpiti da questa disaffezione. Dobbiamo solo riuscire a spiegare ai nostri coetanei quello che noi abbiamo già capito, cioè che per la nostra terra, per noi, l'unico movimento possibile è la Lega e l'unica strada da percorrere rimane quella della Lega sempre. E quindi gli altri partiti che sostengono un governo che fa gli interessi di pochissimi, sicuramente non fa gli interessi dei giovani del nord, devono essere penalizzati alle prossime elezioni, quindi bisogna lavorare tutti insieme, l'unico movimento che fa opposizione a questo governo che ci sta togliendo il futuro, perché io in quanto giovane del nord mi sento di dire che mi stanno togliendo il futuro. E poi accanto alla parola reclutamento ne aggiungerei ancora una, che è coinvolgimento, che c'è sempre stato, ma forse dobbiamo anche migliorarci, soprattutto nei confronti di nuovi ingressi, dei new entry, cercare di coinvolgere sempre sotto tutti i punti di vista per evitare dei fenomeni che stanno succedendo, cioè della gente che se ne va per vari motivi, però forse io per primo mi rendo conto di aver sbagliato in certe occasioni, ecco. Lo dico un po' a tutti, magari dobbiamo anche migliorarci su questo punto di vista. E poi chiudo facendo ovviamente gli auguri a quello che credo sarà il prossimo, ormai l'ho tutto ascoltato, penso che sia fatto. Politica sicuro. Anche se, vabbè, come ha detto già prima qualcuno, per noi è già cominciato a provinciare, in effetti è così. E quindi ha già dimostrato di avere le competenze, di avere le capacità e la voglia di farlo. E oltretutto vedo che lo stile è un po' quello di Alberto, quindi mi sembra che possa essere anche in questo l'ideale prosecutore, ma che solo l'ideale prosecutore del lavoro di Alberto di questi anni. Grazie.